Martedì 4 aprile 2017 la Regione Piemonte ha sbloccato la prima tranche di fondi per le opere di urgenza relative ai danni alluvionali del novembre 2016. Siamo andati a verificare a oggi come sia la situazione in alcuni dei territori che nel Pinerolese riceveranno i finanziamenti e quali interventi verranno messi in atto per primi. Siamo stati in Val Chisone, a Perosa Argentina e in Val Pellice, a Bobbio. La situazione a Perosa, probabilmente il comune più colpito, per il quale sono stati conteggiati quasi 10 milioni di danni. La regione ha distinto gli interventi in tre gradi di priorità e ha stanziato in questa prima fase circa 1,5 milioni di euro. Solo insomma urgenza già ne abbiamo 19 punti in cui abbiamo dovuto intervenire in modo tempestivo per ripristinare non tanto le condizioni di sicurezza quanto il minimo di sicurezza per poter accedere per esempio a borgate che erano rimaste isolate. Con gli interventi in urgenza successivi dovremmo riuscire a ripristinare le condizioni di sicurezza, cosa che in questo momento non siamo in grado di garantire. In questa situazione molti interventi che dovrebbero rimettere in sicurezza il territorio rimangono però fuori da questi primi finanziamenti. Distanziato c'è un intervento sul Rio Briera dove abbiamo una stima di 1,020,000 euro e come la prima urgenza sono 520,000, ma appunto per fare un lavoro adeguato per garantire la sicurezza dobbiamo arrivare al milione, solo su quel punto lì. Poi abbiamo il Rio Agrevo, scendendo da Damiano verso Perosa, e lì troviamo un importo stimato e stanziato di 600,000 euro. E poi abbiamo il Rio Albona, che è questo ancora più a valle, che attraversa proprio il paese di Perosa, il concentrico, dove distanziato abbiamo 800,000 euro, ma come priorità 1, quindi la prima urgenza, sono 400,000, cioè la metà rispetto a quello che è stato accertato e concordato con i tecnici della regione. Cosa rimane fuori? Rimane fuori sull'urgenza, sul grado 2, una parte del Rio Briera, le 500,000 che mancavano, i 400,000 del Rio Albona e poi tanti interventi che non sono piccoli, sono importanti. E poi abbiamo il torrente Chisone che è stato, non dico dimenticato, ma è passato in secondo piano rispetto a tutti questi, a dove c'è stato il danno maggiore. Ma se andiamo a vedere poi il tratto del Chisone che prende il comune di Perosa, lì abbiamo 2 milioni di lavori da fare. Non dobbiamo dimenticare la viabilità comunale, dove abbiamo 370,000 euro di ripristini vari su banchine e sede stradale, 500,000 euro per quanto riguarda frane che non hanno interessato strade, okay, ma che comunque vanno messe in sicurezza. E ultima, ma non ultima cosa, abbiamo 170,000 euro in previsione per la rimozione dei detriti depositati nell'area di Meano, dove fino all'anno scorso si svolgeva la festa dei giovani di Meano, che quest'anno è stato possibile mettere in calendario proprio perché tutta l'area è coperta di detriti, per cui abbiamo tra i 250 e i 300 camion, per dire come unità di misura, di detriti, pietrame soprattutto, che andrà smaltito. Mancano almeno dai 7 agli 8 milioni, su 10. L'amministrazione comunale si trova a gestire una situazione delicata e spinosa ed esprime così la sua preoccupazione. Se non arriva qualcosa di concreto e di sostanzioso nel giro di poco, non potendo garantire la sicurezza della popolazione, l'unica è poi, come si dice, restituire le chiavi al proprietario, cioè dire al prefetto nomini pure un commissario, perché le cose così non possono funzionare.
In Valpellice i danni maggiori si contano nei comuni di Bobbio e Villar, in particolare sulla strada della Comba dei Carbonieri, chiusa da un'ordinanza dal novembre 2016, attraversa i due comuni e collega il fondo valle ai due rifugi alpini, il Barbara e il Barante, e a tre alpeggi che sono utilizzati da una decina di aziende agricole del territorio. Una strada percorsa nei mesi estivi da un centinaio di lavoratori e da moltissimi turisti. In particolare qui siamo su un tratto di strada che gravita sul comune di Villar Pellice, perché sono interessati entrambi i comuni a questa strada. Su questo versante, su questa valle, abbiamo subito i danni maggiori e abbiamo anche chiesto appunto su questo tratto i principali finanziamenti. Abbiamo fatto quindi sopralluoghi, cessata la pioggia, abbiamo visto questo disastro su questo versante, abbiamo richiesto circa un 400.000 euro tra i due comuni. Ecco, su Bobbio noi eravamo sui 240.000 euro di richiesta di finanziamento alla Regione Piemonte, e la Regione ci ha dato quanto poteva darci. È arrivata la settimana scorsa l'ordinanza. A Bobbio sono stati assegnati 100.000 euro, e 100.000 euro complessivi, quindi significa che bisogna togliere le spese tecniche, l'IVA e quant'altro, e poi si potranno utilizzare questi soldi molto velocemente, con provvedimenti anche di urgenza, per fortuna, per provvedere a ripristinare la viabilità, ecco perché questa è la nostra assoluta urgenza. Ci siamo tenuti bassi nella richiesta danni, spiega Jay Monat, ma quanti e quali sono i danni della strada? Il fondo stradale è stato molto danneggiato in molti punti, ma noi dobbiamo provvedere alle cose che riteniamo che sono assolutamente prioritarie, quindi parlo di frane e dissesti importanti. Questi soldi li metteremo su tre punti. A monte di questa località c'è un'altra località, le Selle, oltre c'è una frana che ha proprio rosicchiato un pezzo di strada, qualcosa verrà messo lì. A valle invece ci sono due frane, una l'abbiamo già liberata, bisogna far saltare ancora un paio di massi che, qualcuno dice, già c'erano prima ma erano completamente coperti dalla vegetazione, ora però sono molto molto esposti, ci preoccupano e li faremo saltare. Sotto questa località, verso i Giroudin, c'è poi stato un franare di molto molto importante di rocce che è stato successivo, purtroppo quindi non l'abbiamo inserito nelle nostre schede, ma sicuramente qualche soldo lì lo dobbiamo mettere, perché ci preoccupa assai, perché è proprio un versante molto scosceso, molto alto e molto pericoloso, perché possiamo immaginare che qualcosa ancora cada. Pensiamo per adesso di intervenire con altri griglioni, già c'erano dei griglioni, alcuni anche tra l'altro sfondati, alcuni tratti, ma lì ritorneremo a mettere delle griglie forse anche più forti, più a monte, per contenere questo versante. Da parte dell'Unione che smista i fondi del lato, abbiamo avuto altri due finanziamenti. Uno li metteremo proprio all'inizio del percorso, in una località si chiama La Pausa, dove la strada è stata molto compromessa e adesso viene ritenuta anche abbastanza pericolosa per i mezzi pesanti. Un muretto è saltato o comunque si è fortemente danneggiato, lì metteremo un importante finanziamento, sono 49.000 euro per quel lavoro. E un altro finanziamento l'abbiamo chiesto a monte invece verso il rifugio Barbara, sul piazzale, diciamo che anche lì, pur sepolto dalla neve, si era potuto evincere che fosse molto danneggiato. Cercheremo con il comune di Villar Pellice di mandare avanti i progetti in parallelo, chiaramente i nostri uffici tecnici sono in assoluto contatto e quindi si accorderanno per come muoversi. Mi rendo conto che i fondi sono quelli che sono, è chiaro che a noi non bastano, cioè detto proprio francamente non ci bastano neanche con l'aiuto dei piani di manutenzione ordinaria, e quindi torneremo a chiedere, sicuramente chiederemo ancora altri finanziamenti e speriamo di ottenerli. Per far prevenzione seria occorreranno altri soldi ancora, perché i danni qui sono stati abbastanza importanti. Questa, come tutte le nostre strade del paese, dei nostri paesi, è molto importante per il turismo, per l'agricoltura in primis, e ci troviamo in difficoltà se non possiamo aprire queste strade, perché chiaramente abbiamo una massa di persone che devono poter salire entro l'estate e continuare il loro lavoro, e anche il nostro turismo deve poter andare avanti. Questa strada serve un rifugio grande al Barbara, e in più è collegata con la strada del Barant, che a sua volta è collegata col Gervis del Pra. Quindi fa un anello che è indispensabile per la nostra valle poter aprire. Questa strada è molto importante per il turismo per noi, perché è frequentata da tantissima gente a piedi, ciclisti, gente che va a cavallo, e è assolutamente indispensabile poterla aprire per tempo, per la stagione turistica.